un percorso, diciamo, trasformativo in cui un osteopata che ha interessi nell'educare futuri colleghi o aiutare colleghi a formarsi professionalmente possa trasformarsi. Come si insegna un'abilità pratica, come si insegna un ragionamento clinico, come si insegna la professionalità, conoscere il modo in cui io insegno è fondamentale per poter sintonizzarmi su come i miei allievi apprendono. Prepararci, di preparare i nostri studenti a gestire le situazioni prevedibili, ma soprattutto quelle imprevedibili nel contesto clinico. E insegnare queste cose non è facile perché richiede di assumere un ruolo di esempio, senza diventare un ruolo di guru. Dov'è il limite in cui finisce l'aspetto genitoriale del docente e invece deve entrare un aspetto di lavoro tra pari? Sottolineare e potenziare eccellenze che già ci sono, ma che devono poter venire alla luce del sole con tutti gli strumenti di supporto e integrazione che al momento nella comunità di pratica osteopatica italiana possiamo sfruttare.